Benvenuti alla nuova puntata di GCN Italia. In questo video abbiamo chiesto a 6 preparatori di ciclismo professionistico e non di inviarci un allenamento specifico. Esattamente. E abbiamo detto, se avessi un solo allenamento da poter dare a un tuo atleta, cosa gli daresti? Ovviamente tutti, essendo persone serie, hanno risposto, dipende. Noi però gli abbiamo forzato la mano e detto, no, dipende niente, ne è solo uno, dimmi cosa gli faresti fare a uno qualsiasi, e questo è il risultato. Noi lo apriremo a scatola chiusa e lo eseguiremo solo per voi. E poi daremo qualche feedback se sopravviveremo. Il primo a risponderci è stato Marco Pinotti, preparatore del team Jaico Alula. Vediamo cosa ci ha mandato Giorgio. Vai, apri. Ciao a tutti gli amici di GCN Italia. Il lavoro che volevo proporvi era questo. 3 serie da 15 minuti, con 10 minuti di recupero tra ogni serie. All'interno di ogni serie da 15 minuti, il lavoro va eseguito in questo modo. 2 minuti zona 4 alta, cioè 90-95% del massimo consumo di ossigeno. E un minuto di recupero. Questo tipo di lavoro permette di accumulare mezz'ora a una soglia leggermente superiore a quella della soglia, quindi in zona 4, e permette di migliorare appunto questa soglia ed anche un pochino lavorare sulla tolleranza al lattacida. Spero godiate dei benefici di questo lavoro. Ciao a tutti. Insomma, partiamo già male però, Maranga. Pino fa sul serio, subito così, a secco. Vabbè, d'altronde lui... È un bel lavoretto questo, eh? Giustamente, se ne deve dare uno solo di lavoro, te lo dà fatto bene. Quindi un quarto d'ora con 2 minuti in zona 4, 105% FTP. Sì, un minuto di recupero. E poi alternato 5 volte. Fino ad arrivare a 15 minuti. Noi ne facciamo una di serie, ovviamente, perché poi dobbiamo fare anche altri lavori. Sì. Magari non la completiamo neanche. Vabbè, magari completiamo è una. Completiamo. Dai, vediamo. Proviamoci, dai Giorgione, vedete in forma un po'. Va bene, dai, andiamo. Ci sei Giorgione? Vai, 3, 2, 1, via. Ale. Comunque non male, dai, pensavo peggio. Mi piace come... Sì, perché comunque il minuto intero di recupero che ho fatto veramente a piedi ti permette... Tu smontavi la bici, scendevi la bici. Cioè, in un minuto facevo 100 metri. Immagino. Ma il grosso vantaggio è che però questo lavoro permette di accumulare, come dice Marco, tanto lavoro a intensità su leggermente superiore alla soglia. Immaginiamo adesso di fare un'altra serie e un'altra ancora, diventa veramente un lavorone. Ovviamente si può fare anche in pianura. Sì, sì, tutti questi lavori che andremo a vedere si possono fare in pianura, quindi è il momento di vedere il secondo. Il secondo coach, chi sarà il secondo coach? Cucci, Claudio Cucinotta, grande. Preparatore del team Astana, è stato anche il mio allenatore nel 2013 e penso di sapere già cosa può proporre conoscendolo. Paura, Giorgione. Vediamo. Ciao a tutti amici di GCN Italia. Se dovessi scegliere un'unica tipologia di allenamento da proporre, questa probabilmente sarebbe il lavoro intermittente. Esso consiste, in base al livello dell'atleta, nell'esecuzione da 2 a 4 serie, da 6 a 10 ripetizioni, durante le quali l'atleta effettua 30 secondi ad intensità di VO2 max e 30 secondi di recupero. Perché proprio questo allenamento? Perché normalmente già in autonomia qualsiasi ciclista spende parecchio tempo ad intensità più basse, quindi zona 1, zona 2, zona 3, ma è molto più difficile lavorare ad intensità elevate e questo lavoro permette, senza un grosso dispendio dal punto di vista mentale, di accumulare un volume di lavoro ad intensità elevata, quindi zona 4, zona 5, zona 6, molto buono. E questo permette di migliorare sia il massimo consumo d'ossigeno che la nostra soglia anaerobica, quindi l'FTP. Ciao! Beh, questo comincia già a farsi dare del lei, eh? Non avevo dubbi il 30-30 del Cucci, lui famoso è classico, per il 30-30. È un classico, sì. È un lavoro in cui mi trovo bene anch'io, bisogna farlo più o meno al 120-125% dell'FTP, inteso come VO2 max, più o meno quella è l'intensità di potenza. 30 secondi così e 30 secondi veramente a piedi. Noi lo facciamo 6 volte, ho detto da 6 a 10, noi facciamo 6. Ti sempre indietro. Da 6 a 10, ha detto lui. Questo comunque è un lavoro che da pro fanno tutti, abbiamo fatto tutti in tantissime modalità, 30-30, 40-20, 20-40, 15-45, 45-15. È un interval training. Facciamo. Sei pronto Giorgione? Sei caldo? Pronto. Ormai sei caldo, dai. Via. Col pelo lungo poi.
Giorgione, sei pronto a detonare? Sì, non è proprio una detonazione a 120 ftp, non è una volata. Vabbè, perché sei un po' fuori forma, quindi detoni per quello. Vai. Pronto? 3, 2, 1, via! Come ti sei trovato con il consiglio di Cucci? Come mi ricordavo, la prima ripetuta sembra quasi di non farla, di non far fatica, però si va a accumulare fatica e lattato nel corso delle ripetute. Ne ho fatte poche, però se pensa a farne più ripetute... Sì, questo è il classico lavoro che va a peggiorare nel corso dei mesi, aumentando il numero di ripetute, sì, più che l'intensità o la durata. Sempre 30-30, ma se cominci a attaccarci là una ripetuta in più ogni settimana, diventa pesante. Andiamo a vedere cosa ci ha suggerito mio fratello, Sandro Marangoni, preparatore al team Eolo. Sentiamo. Ciao a tutti, il lavoro che vi propongo io è il più classico lavoro per il miglioramento del VO2 Max e consiste nel fare 4 ripetute da 5 minuti in salita al 115% della FTP. Il recupero sarà in discesa per un tempo pari a quello delle ripetute, quindi 5 minuti anche per il recupero. Normalmente terrei l'intensità un po' più bassa, ma visto che lo deve fare Alan, deve provarlo lui, ho preferito portare l'intensità al limite in modo che possiate divertirvi vedendolo soffrire. Un saluto a tutti gli appassionati di GC Italia. Vabbè, ma tuo fratello è un infame, o meglio... Mi tocca litigarci. L'ha fatta come te, l'infamata. Mi tocca litigare con mio fratello, cioè non so, come se ne viene fuori con questa cosa proprio per me, per fare soffrire me in modo particolare. No, finora è sicuramente il più duro. Diciamo che un allenamento così l'avrei calibrato tra il 105 e il 110 dell'FTP. 115 per 5 minuti consecutivi è veramente tanto. Però recupero tanto. 5 minuti in discesa. E che non sono tantissimi, non diciamo. Non sono tantissimi, ragione, non sono tantissimi. Proviamo a farlo, ne facciamo una, cioè. Una, che già. Quando ci becchiamo ti metto a posto, Samuel. Allora, sei pronto per questo allenamento specifico chiamato mio fratello è un infame? 3, 2, 1, vai! Vai. Giorgione, stai recuperando bene? Sì, però insomma, finché se ne fa una è molto duro, ma è fattibile. Farne 4 così bisogna essere un po' allenati. Ho avuto notizie, il recupero è quasi finito. Questo è il discorso, 5 di recupero sono veramente veloci a passare. Insomma, in un mondo ideale adesso bisogna girare la bici e ripartire. Ma è quello che facciamo, Giorgione? No, hai già finito qua? No, beh, adesso facciamo una serie per ogni lavoro. Non è che facciamo tutti i lavori tutti insieme tutti oggi. Adesso va bene tutto, ma... Va bene, Giorgione, hai sempre ragione tu, tranquillo. Passiamo al prossimo preparatore. Andiamo. Buongiorno, amici di GCN. Se avessi solo un allenamento a disposizione, cosa farei? Beh, sceglierei un allenamento di resistenza di forza in modo tale da poter mettere assieme in modo efficace sia la componente di forza che quella metabolica. In particolare, cosa farei? Beh, sceglierei un lavoro su 2 serie con 3 ripetizioni da 5 minuti da fare in salita. I 5 minuti fatti alternando 50 secondi a soglia o poco più, 102% della soglia direi, a 60-70 rpm, seguiti subito da 10 secondi invece al 150% della soglia con pedalate libere. Quindi 50 secondi al 102% della soglia a 60-70 rpm e 10 secondi al 150% della soglia con pedalate libere. Questo per tutta la durata dei 5 minuti. Il tutto appunto per 2 serie e 3 ripetizioni. Un quarto d'ora, 15 minuti di recupero tra le ripetizioni e un 20 minuti buoni di recupero tra le serie. Questo è quello che proporrei. Ma teoria interessante, avendo un solo esercizio ci fa unire la forza, anche se non è proprio il modo ideale per allenarlo, lo sa anche Diego, con la parte metabolica. Quello è quello che fanno anche sui corridori della nazionale pista, immagino. Sì, lo fanno, però vabbè, fanno cose anche un pochino più specifiche ovviamente. L'obiettivo è tenere 50 secondi a una cadenza medio-bassa, 60-70 rpm, l'intensità leggermente superiore alla soglia. Poi fare 10 secondi molto forte, 150% FTP, liberi, possibilmente anche un po' agili.
e poi si riparte subito, quindi questo per 5 minuti in totale, quindi 5 ripetute così e poi il recuperone. Noi ne facciamo una singola serie, quindi 5 minuti fatti. Ma così. Proviamo a fare anche una serie in più? No, per oggi no. Se vuoi sì, Maranga. Faccio per te, Giorgio, faccio per Falla te. Pure. Tra l'altro sono tante serie ripetute che ha dato. Diciamo che è già per una persona evoluta questo carico prossima di lavoro. Prossima volta, dai, prossima volta. Andiamo. Così, Giorgione? Vai. Posso soffrire? 3, 2, 1. 60 RPM. Comunque questo è il più duro in assoluto, Giorgione, sì. Questo ti spacca a metà. Non sembrava così, ti ma in realtà... in due. Cioè, ti fai i tuoi 50 secondi, poi ti fai 10 secondi a 150 di FTP, che sono tosti, nel mio caso sono 450 watt. Il problema è che poi non recuperi, ti siedi e ti metti ancora in soglia. Finisci che sei da buttare nell'umido, eh? Sì, finisci. Diciamo che se non si è ben allenati, questo allenamento è sconsigliato. Si può fare con potenza inferiore, diciamo. O con durate inferiori, però fatto così bisogna veramente essere in forma. Con il nostro livello di forma, pessimo. Ciao, fermiamoci e guardiamo il prossimo video. Allora, i protagonisti dell'ultimo video sono due, i ragazzi di ciclismo competente, Gaffuri e Vergallito, e vediamo cosa ci propongono, ognuno il suo allenamento. Ciao ragazzi, noi proponiamo due tipologie di allenamento, una versione per chi ha poco tempo e una versione per chi invece può fare allenamenti più lunghi. Io propongo un chiamiamolo progressive overload alla soglia, quindi allenarsi in zona threshold che sarebbe circa 95% dell'FTP e accumulare più tempo possibile in quella zona, quindi tramite con diverse ripetute allungare sempre più il tempo, per esempio partire da un 2x10, poi passare a 3x10, 4x10, poi 4x12, magari aumentare la lunghezza delle ripetute da una volta all'altra, mantenere lo stesso tempo totale, così via, in questo modo, in una quantità di tempo contenuta, si può dare uno stimolo aerobico sempre forte, ma si riesce a stimolare anche magari le fibre di tipo 2 quando le tipo 1 si stancano, perché comunque accumulando più di un'ora in zona soglia le fibre sicuramente si stancheranno, e quindi abbiamo un po', diciamo, tutti gli adattamenti da fibre tipo 1 a tipo 2 nello stesso allenamento, perché a poco tempo secondo me è la cosa più efficiente da fare. Allenamento invece per chi può spendere la propria vita sulla bici, quindi magari, che ne so, una seduta da 5 ore circa, quello che propongo è quello di fare una prima salita da 15-20 minuti circa alla massima del proprio potenziale, quindi cercate anche, potete anche andare a cercare il PR sulla salita che preferite. Poi fate 3-4 ore in zona 2, zona 2 alta, quindi ritmo sostenuto, dove è possibile parlare, ma non in maniera come lo sto facendo io in questo momento. E dopo queste 3-4 ore rifate o la stessa salita o un'altra salita da 15-20 minuti, e sempre anche questo vale il massimo del vostro potenziale. Diciamo che vi esce un'uscita quasi simile a una gara a livello di carico, con andate a totalizzare magari 30-40 minuti sopra FTP, quindi sicuramente un ottimo stimolo per quanto riguarda l'alta intensità. E inoltre, diciamo, potete andare a confrontare la prima e la seconda salita, se sono di durate simili, per avere una valutazione anche di quella che è la vostra durability, quindi quanto la seconda salita rispetto alla prima è più bassa di potenza. In che senso, scusa? Vabbè, quella del gaffo ci sta. Sì. Sono 4 ripetute da 10 minuti alla soglia. Con poco recupero, però non ha specificato poco, vuol dire poco. Poco quant'è? 5 minuti? 2-3 minuti, secondo me. 2-3 minuti? E poi ovviamente lo fa accumulare nel corso del tempo. Quindi diciamo, lui punta tutto a lavorare tutto su Z4 FTP. Quello del Vergallito, secondo me, non possiamo farlo. Si può fare oggi. No, perché vuol dire fare 15 minuti all out, poi 4 ore in Z2, altri 15 minuti all out per vedere la durability. Lo facciamo un'altra volta. Sì, è una bella idea, però merita un video a sé, che sì. Potremmo fare un giorno, che magari dobbiamo già fare un lungo per qualche motivo, esplorazione o altro. Più freschi, motivati, allenati. E vediamo come funziona. Quindi ci rimane da fare quello del gaffo. Dai. 4 minuti FTP. No, 10 minuti FTP. 10 minuti FTP è roba. Però almeno fallo, almeno una serie falla, Giorgione. Ma ne sto facendo a FTP. Solo che faccio una ripetuta anziché 4. Maranga. Gli occhiali. Via. Ah. Via. Vai. Vai, è semplice.
sono a 2,80 e tengo i 2,80. Diciamo che il mio ritmo attuale di salita è questo in ogni caso, quindi non cambia molto. Siamo 10 minuti così. Col pelo bello, le corna lunghe, un po' piccole però. Ah, ti fermi, non ne fai un'altra. Sono arrivato, sono a posto così. Anche perché si sono sommati tutti questi lavori specifici, alla fine è diventato un allenamento vero, Mamma mia! Cioè, abbiamo fatto una serie per un esercizio, ma 5 esercizi, siete belli pesanti. Sì. Però è stato interessante vedere i preparatori, quelli veri, che cosa consigliano. Cioè, il primo allenamento che hanno in testa che va a migliorare quello che riguarda l'intensità. Più roba possibile. Cioè, la domanda secondo me era interessante, perché ne è solo uno. Ovvio che non potrà mai essere un allenamento completo che può sviluppare tutto quello che serve. Però se ne hai solo uno, cosa frenare? Abbiamo visto che tutti hanno puntato sul lavoro ad alta intensità, perché si presuppone che se quando fai un lavoro lo fai ad alta intensità, il resto dell'allenamento lo fai già tranquillo, quindi nessuno ha dato parecchia roba in intensità 2. A parte Vergallito, che però con due aperte da 15 minuti e V2 max durante un allenamento, direi che oggi non è mezz'ora di V2 max, quindi mezz'ora di Z5, direi che ce lo evitiamo anche. Evitiamo, non è proprio un giorno in intensità 2 tranquillo. E dai, interessante, a me quello che piace di più fare sicuramente il 30-30 del Cucci, mi trovo molto bene, però generalmente dovete considerare che più fate fatica a fare un allenamento e più quell'allenamento vi serve, quindi probabilmente a me serve molto di più un allenamento in Z4 costante come quest'ultimo del gaffo che ho fatto fatica a fare rispetto all'allenamento intervallato in cui sono già forte, perché sono forte anaerobicamente. A me è piaciuto quello di Pinotti, forse perché era bello fresco, riposato, mi è venuto bene. Però sarebbe interessante chiedere ai nostri amici impattati se hanno mai provato uno di questi allenamenti specifici. Esatto, oppure potreste provarli per commentare qui sotto quello che preferite fare o quello che vi dà più fastidio. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like, commentare, non c'è altro che dirvi. Arrivederci alla prossima puntata e adesso andiamo a fare il sesto allenamento che è la trattoria. Esatto, esatto. Ciao. Ciao.